Fedele alla promessa hai condotto nel deserto la tua sposa infedele per parlare al suo cuore. Ricordasti i giorni miei della sua giovinezza, rinnovando la proposta del tuo amore senza fine. Buona festa del Signore anche nella prima domenica di Quaresima, perché stare con il Signore è sempre festa e Lui ci vuole proporre una vita gioiosa, una vita carica di bellezza. È il nostro peccato che ci rende a volte tristi, è la nostra incapacità di vivere in pienezza la nostra esistenza che ci rende malinconici, che ci rende dubbiosi sul senso della vita. La Quaresima diventa per noi un motivo per convertire il nostro cuore, sì, per renderlo sempre di più un cuore carico dell'animazione dello Spirito. Noi siamo dentro questo tempo per essere rianimati, rinvigoriti. Non è tempo di tristezza, è tempo di esercizio, di vita e di vita nuova. Dobbiamo arrivare alla Pasqua rianimati e rinnovati, perché questo vuole il Signore da noi. Sì, forse a volte viviamo la fragilità, la debolezza, il limite, il peccato, ma il Signore ci vuole riportare alla bellezza originaria. E questo è il motivo della Quaresima: convertire il nostro cuore, cambiare vita per una vita nuova che il Signore ci vuole donare. Scrollandolo di dosso tutto quello che è il peso del nostro peccato, del nostro limite, delle nostre schiavitù, arrivare a Pasqua liberati totalmente per essere creature nuove. Io credo che sia esaltante questo cammino che il Signore ci invita a compiere. Non dunque tristezza, ma consapevolezza dell'amore del Signore che vuole ravvivare la nostra vita. Preghiamo per noi e preghiamo anche per tutta l'umanità, perché possa essere rinnovata e ravvivata dallo Spirito del Signore Gesù, che ha condotto Lui nel deserto, ma conduce anche noi nel deserto per una spinta nuova di vita, per poter, come il Signore Gesù, vivere il Vangelo, viverlo dentro la storia. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Misericordia. Misericordia per sempre.